Si è svolto sabato scorso ad Arezzo il congresso regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Eletto segretario regionale per acclamazione Marco Remaschi, già coordinatore regionale. C'è bisogno di, diciamo, centrare l'obiettivo, c'è bisogno di far capire a tutti i delegati, al nostro mondo che ci segue con grande passione, che c'è spazio per la nostra proposta politica, che è una proposta politica che è fatta di concretezza, di pragmatismo, di analisi, di merito rispetto ai temi che necessitano, diciamo, risposte, sia a livello regionale sia a livello nazionale. E credo che Carlo Calenda ci ha insegnato molto su questo, nel senso che non si può solo fare una politica parlata del tanto per dire oppure pensare di parlare alla pancia delle persone. Ecco, bisogna studiare, bisogna conoscere, diciamo, i temi, approfondirli e fare delle proposte che poi siano proposte credibili e che guardino all'interesse dei nostri cittadini, del nostro paese. Lei si è anche augurato che ci sia una riforma elettorale. Praticamente il prossimo anno andremo a votare, dovrebbero cambiare le cose, almeno così si spera, almeno così sperano la stragrande maggioranza degli italiani. Beh, io credo che in questa legislatura abbiamo capito tutti che il sistema maggioritario non funziona. Basta vedere, voglio dire che in campagna elettorale nel 2018, voglio dire, i 5 Stelle, con il PD e con la Lega, se ne sono dette e date di santa ragione, proponendo e portando avanti temi e programmi diversi. Poi abbiamo visto cosa è successo immediatamente dopo. Prima il governo 5 Stelle con la Lega, poi il governo 5 Stelle con il Partito Democratico e poi vogliamoci tutti bene. Beh, io credo che questo non serve. Serve dare più dignità al voto dei cittadini italiani. Lei viene da una grande scuola politica, quella del Partito Socialista. Azione, rivendica uno spazio liberal socialista. Ecco, cosa c'è in questa aggregazione del vecchio PSI? Ma cosa c'è? C'è l'aspetto che dobbiamo farci carico anche dei più deboli, che non dobbiamo lasciare indietro nessuno, che ci sono persone che meritano rispetto e che hanno bisogno di attenzione, ma non si può fare scelte assistenzialistiche, dobbiamo fare la vera assistenza e far uscire queste persone dall'indifferenza. Credo che questa azione lo possa e lo debba fare. Importante incarico anche per Lucia Cherici, segretaria provinciale aretina e vice segretaria regionale, la quale ha ricevuto la delega per le pari opportunità e l'inclusione sociale per la regione Toscana. Noi siamo un partito appena nato, ma non per questo siamo, diciamo, piccolini, ma soprattutto c'è molta partecipazione. Questo è dovuto al fatto che vogliamo cambiare in modo determinante il panorama politico locale e nazionale. C'è molto fermento intorno a questo partito e molta simpatia. La testimonianza è data proprio dal risultato delle elezioni di Roma, dove il partito di Calenda ha avuto un successo clamoroso. Sì, è vero, perché noi siamo un partito che si propone per una nuova proposta politica. E chiaramente siamo basati e fondiamo la nostra operazione sul pragmatismo ed è quello forse che piace ai cittadini, cioè vedere cose che siano fatte.